Sì, fa tutto parte. Siamo a Sassetta, in provincia di Livorno, e siamo qui con Gennaro che ci sta mostrando questo sistema di un vecchio oliveto, giusto? Sì. Com'erano le condizioni all'inizio di questo sistema, Gennaro? Allora, questa è la storia di questo oliveto, è diciamo abbastanza interessante. L'idea iniziale era quella di fare un sesto di impianto principalmente per la produzione e poi la vendita di piante piccoline da ulivo. Infatti, come potete osservare, le piante si trovano a 3 metri di distanziamento, quindi se la mia intenzione è quella di allevarlo e crescerlo poi per la produzione delle olive, un sesto di impianto del genere, soprattutto la pianta che ha delle esigenze abbastanza importanti sia in termini di spazio che di luce, 3 metri sono molto pochi. E quindi sì, l'idea iniziale era questa qui, e poi negli ultimi 20 anni è stato completamente abbandonato. All'inizio, quando è stata fatta la piantumazione, comunque è stato lavorato e gestito in modo diciamo convenzionale, con continue lavorazioni meccaniche di serbo delle annuali, delle spontanee, delle bacce che crescevano qui in zona. In più abbiamo trovato, poi quando siamo arrivati noi a gestirlo, tantissimi sacchi di aurea, e quindi immaginate la quantità di schifezze che sono state buttate qui. E quindi la situazione che abbiamo trovato qui era, beh, a parte tutta questa immondizia, spazzatura, era poi un terreno in stato di abbandono. Quindi le annuali principalmente stavano prendendo il sopravvento, era anche pieno di rovi, e qualche, come potete vedere qui, qualcosa c'è ancora, soprattutto in quest'area qui, questa fascia qui, perché qui c'è un grosso accumulo d'acqua, quindi il rovo preferisce la zona dove c'è un minimo di ristagno d'acqua. E questo oliveto qui? Questo fa parte sempre del solito contesto, come vedete, allo stesso sesso di impianto, se noi abbiamo deciso di iniziare facendo una piccola sperimentazione, quindi abbiamo selezionato quest'area qui, recintata. L'abbiamo completamente recintata, logicamente, perché qui è pieno di caprioli, cinghiali, vabbè, tutta roba che già conoscono qui in questa zona della Toscana. E quindi sì, la situazione iniziale è questa qui, di stato di semi-abbandono, dove le piante annuali e della prima successione ecologica stanno iniziando a colonizzare. E poi gli ulivi erano abbandonati, non venivano potati e gestiti quindi da circa 15-20 anni. Quindi immaginate queste piante non potate per oltre 15 anni lo stato in cui si trovavano. E la prima operazione che abbiamo fatto, abbiamo iniziato appunto a ripulire, a sfalciare, a tagliare le annuali in modo da capire cosa c'era sotto i nostri piedi. E dopodiché abbiamo iniziato a fare lentamente una potatura di riforma a tutti questi ulivi. Come vedete, principalmente questa zona qui è ancora non esplorata, gli ulivi sono ancora in stato di semi-abbandono. Abbiamo fatto già dei piccoli interventi e, come potete vedere, è ancora pieno di polloni, qualche pollone c'è ancora, abbastanza vigoroso, succhioni, ma qui abbiamo comunque già iniziato un piccolo intervento, ma comunque, essendo un lavoro abbastanza grande e impegnativo, abbiamo deciso di farlo un po' alla volta. Quindi ogni anno noi organizziamo appunto un corso, un evento formativo dove lavoriamo in una singola interlinea. E la prima piantumazione è stata effettuata 4 anni fa, lavorando nella prima interlinea lì in fondo. E quindi la riforma la facciamo gradualmente lavorando in un'unica interlinea. E quindi da questo lato qui gli ulivi già hanno una riforma un po' più avanzata rispetto a questi qui dall'ultimo lato, dove ancora sono in stato di semiabbandono. Logicamente non sono completamente riformati, perché come sapete la potatura di riforma viene fatta gradualmente su ulivi che non sono gestiti da diverso tempo. Non so se hai qualcosa da aggiungere tu, Dario. No, qua stiamo vedendo invece di fronte a noi una fila che è stata, un interfilare che è stato piantato proprio durante il corso degli ultimi giorni. Ci vuoi dire un po' qualcosa di questa interfila qua?
Questo dove sei tu? Bello, dove sei più bello con la luce da qua, guarda. Perfetto. Ok. Allora, questa è una, come potete osservare, una linea di piantumazione effettuata in questo evento del corso, in cui abbiamo fatto un nuovo sesto di impianto partendo da questo contesto qui. Quindi l'interlinea era in stato di semiselvatico. E la prima operazione che abbiamo fatto, ovviamente abbiamo tagliato col decespugliatore prima tutte le piante annuali, le spontanee, e poi abbiamo fatto un lavoro di ripuntatura lungo tutta la larghezza più o meno dell'interlinea, e poi con l'aiuto dei corsisti abbiamo un po' rastrellato per appiattire tutto il terreno. E come puoi vedere qui, dove il trattore è arrivato fino in fondo, quindi abbiamo più o meno questa situazione qui, quindi il terreno comunque molto più lavorato, forse qui non è arrivato completamente fino in fondo con col terreno, e poi l'abbiamo un po' rastrellato alla fine. E quindi sì, questo è il primo lavoro che abbiamo effettuato, ripuntatura e sistemare livellatura, le zollette. Non ho capito, dimmi. Livellatura, dice? Sì, è livellatura, esatto, mi veniva il termine. Dopodiché abbiamo iniziato una nuova linea di piantumazione secondo i principi dell'agroforestazione, e la nostra idea è una cosa interessante: anche in ogni interlinea noi stiamo facendo un'esperienza in modo da avere diversi riscontri e capire qual è la miglior consociazione in questa situazione qui, perché è molto particolare. Comunque hanno diversi fattori fondamentali, sia l'esposizione, perché ogni interlinea prende una quantità diversa di luce, soprattutto c'è anche l'influenza del margine boschivo, quindi come potete osservare ci sono alberi già di una certa età che stanno entrando in fase di senescenza, e dalla mia esperienza questo può influire in modo negativo, rallentando un po' la crescita delle nuove piante ancora così giovani che stiamo inserendo qui, sia per quanto riguarda le annuali che le piante arboree e arbustive. Quindi nell'interfilare abbiamo tre linee. Esatto. A che distanza sono? Ci dici un po', le distanze sono uguali? Allora, prima di dire il distanziamento, volevo giusto concludere che il focus quindi di questo esperimento agroforestale in un oliveto è quello di, appunto, in ogni interlinea fare una prova inserendo piante diverse con una consociazione diversa, ma bene o male il focus è abbastanza chiaro, sì, è stato abbastanza chiaro sì, dall'inizio. Essendo un agriturismo, a loro non interesserà principalmente nel medio e lungo tempo la produzione di olive, perché comunque avendo tanto spazio disponibile per adesso il raccolto vero proprio, la produzione vera e propria avverrà nel restante parte dell'oliveto gestito ancora in modo tradizionale, mentre qui il nostro obiettivo è quello di vedere in primis la risposta vegetativa degli ulivi gestiti negli anni passati in modo completamente drastico, quindi vedere in quanto tempo riusciamo sia a riformarli ma soprattutto a farli entrare in produzione. Quindi una volta che abbiamo capito, abbiamo osservato in quanto tempo gli ulivi riuscirebbero a recuperare e a fare la prima produttività spinta, un po' alla volta andiamo a effettuare un lavoro, come dire, di riduzione degli ulivi, perché come potete vedere è un sesto di impianto molto fitto e denso, che appunto abbiamo bisogno di liberare spazio, far entrare più luce per le nuove piante che stiamo inserendo qui, e quindi il focus principale non è tanto la produzione nel medio e lungo tempo dell'olio, ma poi spostare tutta la produttività e tutto il raccolto, il reddito nel breve tempo, in un primo raccolto e produzione di orticole, in seguito poi produzione di alberi da frutto e piccoli frutti, perché loro, essendo un agriturismo, lavorano tantissimo nella produzione di, non so, di
trasformati. Trasformati e in più, essendo anche un agriturismo, loro lavorano tantissimo anche sulla vendita diretta ai clienti che vengono qui, quindi avere sempre un prodotto fresco da mettere sul mercato è qualcosa di molto utile. E quindi sì, principalmente poi nel medio tempo, la produzione medio-lungo tempo si sposterà tutta sulla fruttificazione, quindi piccoli frutti di bosco e frutta mista. Quindi la domanda era il distanziamento e stesso Parlaci di l'impatto. queste file e poi andiamo a vedere quelle più mature, magari. Esatto, lo schema abbiamo utilizzato è abbastanza, diciamo, relativamente semplice. Al centro, quindi a 3 metri di distanza tra una linea e l'altra, abbiamo fatto una nuova piantumazione di una linea forestale, cercando sempre di rispettare il famoso ciclo di vita e la stratificazione delle varie specie. Quindi in agroforestazione la progettazione viene effettuata nelle famose quattro dimensioni, che sono lunghezza, larghezza, altezza e tempo. Il tempo è appunto il ciclo di vita di ogni pianta. Avere già le idee abbastanza chiare su come si evolverà tutto il nostro sistema forestale. E qui abbiamo principalmente utilizzato piante che hanno un ciclo di vita abbastanza medio-lungo. La cosa interessante è che qui non abbiamo utilizzato nessuna pianta arborea da supporto. Perché, per quale motivo? Perché essendoci già una grossa densità di alberi, inserire ulteriori piante da supporto che potrebbero poi causare ulteriori problemi di ombreggiamento, di riduzione di spazio e densità, dal mio punto di vista non sarebbe servito assolutamente nulla, perché vi assicuro, solo con la potatura adesso degli ulivi, con tutti questi polloni, succhioni, sulla quantità di materia organica prodotta è tantissimo. Giusto con la potatura che abbiamo fatto di questa interlinea, abbiamo già cippato tanta materia organica e, come potete vedere, l'abbiamo poi utilizzato nel cammino. L'unica cosa extra da fuori che viene è la paglia che abbiamo messo nei cammini, ma volendo avremmo potuto tranquillamente utilizzare anche il cippato. Ho preferito quindi non utilizzare per adesso il cippato, che è già un qualcosa che ha più carbonio e lignina, quindi la decomposizione sarebbe avvenuta molto più lentamente, soprattutto visto che adesso arriva il periodo estivo, poca disponibilità, più siccità, quindi il fieno, ma soprattutto poi, Dario, vediamo se sei pronto, cosa fa il fieno poi, essendo Essendo più chiaro, riflette la radiazione solare esatto, quindi questo già in questa diciamo che stagione. lo Invece, se stress. avessi fatto in autunno, magari il cippato aveva più Sì, senso più perché l'acqua senso. sarebbe stata più. Arrivano le piogge invernali, quindi riesce in qualche modo ad accelerare un po' la decomposizione. Volevo dire un'altra cosa per capire un attimo meglio. Quindi non hai usato alberi da supporto emergenti, perché in questo caso il ruolo di supporto emergente da supporto è svolto dagli ulivi, perché nei primi anni non solo non producono, ma anche tu li vai a potare, quindi ti danno quell'impulso radicale come Esatto. se fossero degli alberi da supporto. Poi in futuro Giusto. potranno diventare da produzione se uno vuole, ma. Esatto, giusta osservazione. E quindi l'impianto che ho utilizzato è molto semplice. A ogni 2 metri c'è un albero da frutto e si alternano e si ripetono sempre. Quindi qui abbiamo un pesco a 2 metri di distanza, che vediamo se lo trovo, che già me lo sono perso. No, non lo so perso. Manca lì. No, non credo che manchi. Stanno qui, ok. Non si vede, questo Sono qui. piccoli piccoli. Sì. Qui ci Questa abbiamo. è una quercia micorrizzata col tartufo. Ok, quindi Quindi ci abbiamo 2 metri e il esatto. frutto. Quelli sono peschi fatti da seme, però. Sì, tutte le piante qui sono state fatte da seme, per quanto riguarda quelle da frutto, che poi in futuro verranno in estate. E come potete vedere hanno grandezze diverse, perché appunto sono state fatte anche in periodi diversi, tipo quella lì, già un po' più piccola. E qui sono tutti i peschi su questa Sì, fila. E pesche e credo qualche albicocca. qui abbiamo queste roverelle inoculate con del tartufo. Esatto, che si trovano le roverelle a 2 metri di distanza dal lato destro e dal lato sinistro dal Frutto. pesco, che è uno strato medio. E poi
Tra roverella e roverella ci sono 4 metri. Logicamente lo sviluppo sarà molto contenuto, non le lasceremo crescere molto né sia in altezza che in larghezza, con la speranza appunto di avere un raccolto sismico avvisato di tartufo. Dopodiché abbiamo inserito a ogni 50 centimetri tra una pianta arborea e l'altra, alternando un'aromatica che dalla mia esperienza, soprattutto il clima mediterraneo, è una delle prime piante che riesce a colonizzare velocemente, cresce velocemente nei terreni ancora in fase di colonizzazione. Questa sarà quindi una delle mie prime piante che faranno da placenta a tutto il resto che ho qui. Poi nelle file dopo vedremo come si sono sviluppate negli anni. Quindi alternando 50 centimetri un'aromatica, 50 centimetri un frutto di bosco, questo è un lampone, 50 centimetri un'altra aromatica. Qui c'è una lavanda d'Atalea, Sì, piccola piccola. esatto, queste sono tutte piante fatte da Thalea, queste che stiamo utilizzando qui. Calcolate l'80% di ciò che abbiamo seminato in questi anni, è tutta roba autoprodotta, tranne per adesso le querce micorrizzate. E poi in mezzo, per completare la stratificazione, siamo andati a inserire le famose placenta, quindi le piante annuali col ciclo di vita più breve, ma soprattutto sono le prime che entreranno in produzione e ci daranno appunto il primo raccolto e anche la prima azione di disturbo in modo fa da far rilasciare il primo input di esudati radicali. Principalmente qui abbiamo messo solo cipolle e insalate nei 50 centimetri di spazio. Ci puoi dire più o meno, allora, cosa ci aspettiamo? Dopo aver raccolto le insalate e le cipolle in estate, in autunno ci si potrebbe piantare al loro posto un ciclo di orticole invernali, giusto? O Allora, autunnali? altra cosa importante, poi qui abbiamo fatto una semina di piante annuali da supporto, azotofissatrici, quindi qui abbiamo fatto una semina ad alta densità di fagioli, Fagiolini che verranno utilizzati solo come supporto. Esatto, solo come supporto, sia Sfalciati. nella parte interna ma anche nella parte esterna, subito a ridosso della bordatura dei tronchi. Quindi Sotto la paglia. Questo qui sotto, come è potete fieno e paglia? Un vedere, questo è un mix mix. di fieno e paglia, sì. Ok. Quindi qui in questa striscetta qui abbiamo fatto la semina dei fagioli. Quindi sì, le prime piante a essere raccolte saranno le insalate, a seguire verranno poi. Sarà il momento di tagliare e sfalciare i fagioli, che daranno poi l'ultimo input di crescita Le alle cipolle cipolle. che hanno un ciclo di vita più Sì. lungo. E alla fine poi verranno raccolte le cipolle e poi si ricomincia un nuovo ciclo di colture autunnali e invernali, quindi verranno inseriti i cavoli. Verranno anche seminate delle colture di supporto per l'autunno o soltanto magari delle fave a novembre? Per le colture di supporto verrà nuovamente fatta una semina, sì, di piante sempre azotofissatrici, Ok. quindi piselli, trifoglie, non so, dipende poi sempre cosa uno Questo fa. intorno a agosto-settembre, quando. E questo lavoro in questa zona qui viene effettuato a inizio agosto, quindi a Ok. inizio agosto già si arriva qui per fare i trapianti del nuovo ciclo di orticole. Perfetto. Per quale motivo non facciamo un ciclo di orticole più spinte estive? Abbiamo messo roba molto semplice perché appunto non avendo tanta acqua disponibile, soprattutto non essendoci ancora un impianto di irrigazione qui, non avrebbe nessun senso spingerci ulteriormente in colture molto esigenti come scusate, pomodori, zucchine, zucche e così via. Anche la struttura e la fertilità del terreno sono ancora E soprattutto indietro. qui molto più indietro rispetto alle prime linee, però qui comunque abbiamo fatto una piccola concimazione di letame, giusto un minimo, come puoi vedere Dario, qui trovi l'argilla, c'è giusto un pochettino qui spasso in modo molto leggero. E poi sì, questo per quanto riguarda la linea centrale, poi abbiamo le altre due interlinee laterali, altri due moduli, e anche qui è stato effettuato un lavoro di piantumazione solo di piante
annuali, qui non ci sono piante arboree o arbustive, e quindi qui abbiamo messo per adesso la stessa cosa, ogni 15 centimetri circa una cipolla, un'insalata, una cipolla, un'insalata alternando, e in mezzo sempre la famosa semina di piante annuali da supporto azotofissatrice. In più nella parte esterna verso destra e la parte esterna verso sinistra, quindi questa zona qui dove vedi ancora il cippato, abbiamo messo giusto un piccolo segno per ricordarci che c'è qualcosa di seminato. Qui abbiamo fatto una semina di patate e quindi anche ci sarà un piccolo raccolto nelle due zone esterne di patate. Poi in futuro decideremo come utilizzare questo spazio, ma la cosa importante è che dopo la raccolta di queste piante annuali di insalate e cipolle, qui poi verrà utilizzato per la produzione di zafferano. Quindi a fine luglio, metà luglio, adesso non ricordo bene il periodo di cui viene piantato qui lo zafferano, questo modulo diventerà poi esclusivamente sia questo destro che questo sinistro per la Di produzione di zafferano. zafferano. E una cosa importante in questa progettazione è che una domanda che molti si porranno è come si raccolgono le olive. Cioè, uno dei motivi per cui qui non ci sono piante forestali, correggimi se sbaglio, Esatto. e per cui non ci sono, diciamo, degli arbusti, eccetera, è anche perché questo rende più facile la raccolta delle olive, mentre invece lo zafferano non crea problemi. Ci vuoi descrivere un po' la raccolta delle olive, come verrà organizzata? Allora, come potete vedere qui gli alberi hanno una chioma ancora molto sviluppata perché non sono stati ancora formati, ma anche questi qua che sono già gestiti da diversi anni. L'idea appunto è quella di ridurre il più possibile la chioma, principalmente nella parte esterna, e poi nel momento in cui verrà tagliato un ulivo, quindi rimanendo un ulivo sia un ulivo o no, il distanziamento aumenterà a 6 metri, quindi la faremo sviluppare e orientare e crescere con la chioma più verso il lato interno destro, verso Sulla fila, l'alto, diciamo. esattamente, creando una sorta di spalliera, semispalliera, e poi si può raccogliere tranquillamente con le reti, appoggiandole fino a qui, che abbiamo comunque 3 metri, che è tantissimo. Lo spazio, come potete vedere, la chioma, che questo è un albero che non è stato completamente riformato, la chioma termina più o meno, potete vedere, dove stanno le patate, quindi non andrebbe neanche a rompere scatole più di tanto alle orticole e allo zafferano. La cosa interessante è che viene prima raccolto lo zafferano, poi subito a seguire verrà la raccolta dell'olivi, quindi posso andare tranquillamente con delle reti, con dei cestelli, con questi carrelli con questi ombrelli che si aprono, quindi veramente qui si apre un mondo. Quello che dico sempre è tutto dipende dalla progettazione su come andrò a gestire, a raccogliere, a effettuare i lavori di manutenzione, raccolta e così via. Ovviamente se devo passare qui con dei macchinari non andrò a fare questo tipo di progettazione e sesto di impianto. Va bene, grazie Gennaro. Ora facciamo un altro video, fra un po', su invece le file un pochino più mature perché sono state piantumate negli anni precedenti. Volevi aggiungere qualcos'altro su queste nuove file? Credo che abbiamo. Ah, un'altra cosa importante è che anche qui abbiamo deciso di provare la piantumazione su questa linea di frutti di bosco. Con Sulla l'idea, linea degli olivi, intendi? esatto, che con l'idea che metterli abbastanza a ridosso degli ulivi per utilizzarli poi come tutoraggio nel momento in cui le piante devono arrampicarsi e produrre frutta. E poi abbiamo messo anche qui qualche pianta annuale da raccolta, e quindi qualche insalata sempre, cipolle, more ai due lati dell'ulivo. Sì, quindi credo che abbiamo riassunto bene o male il concetto e l'idea.